Vedrete che sono due parti, una parte le poesie e una parte, la prima parte molto importante, è la sintesi, diciamo, di tutto quello che possa essere stata non solo la mia vita, ma la vita di centinaia e centinaia di migliaia di compagni all'interno delle prigioni. È stato casuale. Daniele Ormandi non è un compagno, non è né un avversario né un compagno, è uno studioso. Lui è uno studioso di storia, quindi molto puntuali, e me ne accorgerete dalle note, dalle cose, eccetera. Però aveva capito così tanto della nostra storia che ha fatto una introduzione che secondo me andrebbe letta, perché sai, tante volte le introduzioni, dici, vabbè, io generalmente dico, beh, poi me la leggo dopo, poi leggo il libro, però poi mi scordo, e quindi, ecco, in questo caso, anche perché vi sono mille notizie, mille ricordi, mille episodi che appartengono un po' a tutti noi, ai nostri percorsi, quelli che hanno un po' si avvicinano alla mia età, è quello che poi i giovani devono anche, perché non c'è assolutamente nessuno che vi possa raccontare quella storia. Ho fatto un'esperienza abbastanza recente di una professoressa dal nome abbastanza, come si può dire, un nome abbastanza importante, eccetera, in Bologna. Mi sono affacciato perché faceva qualcosa sugli anni 70, e la povertà proprio culturale, la povertà umana, la povertà politica, eccetera, era una cosa veramente, ti saltava gli occhi, eccetera, dici no, non si fa così, non si insegna così le cose, tant'è che io ho potuto fare solo un mezzo intervento, così ho abbozzato, eccetera, parlando di tortura, parlando di tutto quello che questa Repubblica Democratica aveva messo in campo. Lei rifiutava anche l'evidenza, tant'è che oggi, mentre pensando di venire qui, sul Corriere di oggi ci sono le motivazioni di un processo abbastanza importante, che però è ridotto a così, no? In cui i giudici hanno stabilito, sì, che la tortura contro i rivoluzionari degli anni 70 era pratica consueta, cioè quindi non era una cosa che apparteneva all'Argentina, apparteneva al Cile, apparteneva ai paesi orientali, eccetera, ma era una questione anche nostra. E loro continuano a dire che la democrazia ha vinto con le armi della democrazia, no? Ha vinto anche con un po' di elettricità e mazze da baseball sui coglioni, così ha vinto, capito? Va bene. Questo era un. Daniele Orlandi appunto ha fatto questo, io lo voglio ricordare, ma è una cosa che a me piace di questo volume qui, la cosa che così ho lavorato molto, ho spinto molto, coinvolgendo un mio caro amico pittore, che io ritengo un pittore vero, no? Un pittore vero, che ha fatto tutti i disegni del libro, e che quel signore lì che si chiama Marco Perroni. No, no, ti va, perché il mio maggior collezionista. ecco, Grazie.
Adesso da cosa cominciamo? Che ne so io. Da una cosa. L'ultima